Bethesda.it, l'ombra di Caravaggio di Michele Placido, tredicesimo film di questo grande attore del Novecento italiano, La palla di fuori di Casotto, Il commissario Cattani, citato anche in Caterina va in città di Paolo Vizzì nel serial televisivo La piovra, prima che ovviamente la TV esplodesse come adesso. E regista non male, fin dai tempi di Pummarò, fin dai tempi dell'Amica del Cuore. E l'ombra di Caravaggio, su Caravaggio non possiamo non pensare ovviamente al Caravaggio di Derek Jarman, dove c'era un giovane Caravaggio che era il regista di Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher, quello che hanno assunto quando hanno licenziato Bryan Singer. C'era Ranuccio, era Boromir del Signore degli Anelli, o Ned Stark del Trono di Spade, Sean Bean. Poi c'era Hagrid di Harry Potter, Robbie Coltrane. Poi c'era Tilda Swinton che faceva la prostituta Lena, e che qui è Micaela Ramazzotti. E poi c'era Nigel Terry che faceva il vecchio Caravaggio, l'Artù di Excalibur di Burman. E poi c'era il Cardinal del Monte, era il maggiordomo Alfred nei Batman, quelli belli, di Tim Burton, Michael Goff. E qui il Cardinal del Monte lo fa Michele Placido. Abbiamo finito? No, basta. E questi sono, diciamo, molto divertenti, ma diciamo, fare un parallelismo, soprattutto Dexter Fletcher, che vita bizzarra poi che ha avuto il sosia di Mick Jagger. Detto ciò, mica mi è dispiaciuto. Siamo all'inizio del XVII secolo, siamo in un film più realistico rispetto all'astrazione stilizzata di Jarman, del film del 1986, e siamo all'inizio del XVII secolo, un investigatore della Chiesa Cattolica, del Papa, interpretato molto bene da Louis Garrel, sempre col cipiglio, sempre col Triangle of Sadness, e sempre così, è perfetto secondo me, bellissimo, che cerca di indagare su Caravaggio, perché Caravaggio è scappato da Roma, ha ammazzato Ranuccio. La Chiesa deve capire se è blasfemo, la Chiesa deve capire se lo possiamo recuperare, questo talento pazzesco della pittura, o se... E quindi lui, come in Quarto potere di Orson Welles, questo investigatore della Chiesa, va in giro e va a parlare con tante persone, cardinali, nobili, umili, che hanno avuto a che fare con Caravaggio, e in attesa di un confronto finale che sarà assolutamente all'altezza di tutte le aspettative che possiamo avere. È un film molto affascinante sulle ideologie e sull'arte, nel senso che c'è un bellissimo monologo. Oh, c'eravamo noi anche in quello di Jarman, a livello di scrittura c'era lei, c'era Suso Cecchi d'Amico insieme a